guardando subito alla contemporaneità, oggi si vede ad esempio un leader come Matteo Renzi usa tantissimo le nuove forme di comunicazione, si ricorda ad esempio quando twittò durante l'incontro con Napolitano. Secondo lei nell'ultimo decennio e con quindi anche l'imperversare di queste nuove forme di comunicazione c'è stato un cambio anche nel concetto di carisma? Il cambio c'è stato perché sempre di più si tende a confondere il carisma con la popolarità, con la capacità di comunicare, con la propaganda che prepara la presentazione di un leader annunciandolo già come un capo carismatico, prima ancora che l'effetto carismatico nasca spontaneamente. In origine il concetto di carisma si applica ad un fenomeno spontaneo, non precostituito, e rappresenta un rapporto tra un capo e dei seguaci, ma è un rapporto dialettico, non basta semplicemente la capacità di comunicazione del capo, bisogna che il seguito lo riconosca come un individuo che ha in sé una missione, per cui può chiedere e ottenere dedizione fino alla fine. Sono fenomeni di carattere religioso in origine, poi estesi alla politica, però oggi credo che ci sia un abuso del termine perché lo si è reso talmente elastico che lo si può applicare a qualsiasi persona che abbia un minimo di successo sul pubblico. Allora si va dal carisma di un calciatore, al carisma di un cantante, ahimè al carisma di un politico che invece dovrebbe essere privo di doti carismatiche e più di doti politiche. E infatti molto spesso il carisma o anche la capacità di comunicare non è detto che sia sinonimo di qualità. No. Questo è molto esatto, tant'è vero che molto spesso leader anche con evidenti qualità carismatiche non hanno avuto successo, oppure se hanno avuto successo non nella direzione di quello che dovrebbe essere in politica il successo per il bene comune. Il problema del capo carismatico non è dovuto soltanto alla capacità che ha una persona di avere fascino e successo ed essere considerato una guida, bisogna anche vedere se riveste tutte quelle caratteristiche che vengono attribuite, almeno da chi ha coniato il concetto, Max Weber, per definire il carisma. In questo caso, come dirò nel caso di De Gasperi, è difficile immaginare un capo carismatico che sia capo di un partito che ha già un capo carismatico sublime e insuperabile, il Papa. Quando un leader politico è anche un grande editore o ha la disponibilità di utilizzare i media un po', diciamo, con un occhio di riguardo, influenza un po' lo stesso concetto di carisma, cioè arriva al pubblico in una maniera diversa e magari meno spontanea? È uno dei fenomeni molto contemporanei della costruzione artificiale di un alone carismatico attorno ad un individuo che probabilmente ne sarebbe assolutamente privo senza quell'apparato.